e bentrovati. Oggi preparo delle monoporzioni sofficissime alla crema pasticcera bagnati con l'alchermes. Sono veramente di una sofficità e di una bontà unica. Gli ingredienti che mi occorrono intanto per la base: 110 g di farina 00, 100 g di olio di semi di girasole, 100 g di latte, 100 g di zucchero, 9 tuorli e 10 g di succo di limone, più i 9 albumi che ho già messo nella ciotola della planetaria. Allora vado a versare subito in una ciotola l'olio di semi e il latte. E comincio a mescolare bene con una frusta a mano. Dopo aver mescolato bene olio e latte, vado ad aggiungervi la farina. Mescolo bene affinché non si formino grumi. Quando ho mescolato bene, questa è una sorta di pastella. Adesso vado ad aggiungervi anche i tuorli d'uovo e mescolo bene. Quando ho mescolato bene questa pastella, che è bella liscia, la metto un attimo da parte e vado ad aggiungere all'albume d'uovo il succo del limone, i 10 g di succo di limone. Chiudo la planetaria e faccio iniziare a montare, così poi man mano vado ad aggiungere in più riprese lo zucchero, fino a quando avrò una sorta di meringa bella montata a neve. Ora che la meringa è bella montata, vado a prenderne intanto una bella cucchiaiata e vado ad amalgamarla al resto del composto. Dopo aver amalgamato bene, questo composto è molto più morbido, quindi lo vado a versare dentro la meringa. Quindi con dei movimenti dal basso verso l'alto vado ad amalgamare completamente i due composti. Ho amalgamato per bene l'impasto della torta e adesso ho già ricoperto con della carta forno uno stampo da 35x35, quindi quadrato. Vado a versarvi sopra l'impasto. Guardate qua che bello. Con una spatola vado a livellare . È un impasto favoloso questo, è proprio spettacolare. Diamo due colpetti sul tavolo, si assesta ancora meglio, e poi possiamo andare in forno preriscaldato 160 gradi ventilato per circa 30-35 minuti. Controllate perché i forni non sono tutti uguali. Dopo 32 minuti esatti ho spento il forno, adesso sforno la torta e la lascio raffreddare prima di andare a metterla su un piatto da portata. Mentre la torta raffredda, preparo la crema pasticcera con 5 tuorli d'uovo, 100 g di zucchero, 40 g di amido di mais, una bacca di vaniglia e 500 ml di latte. Verso lo zucchero
nei tuorli d'uovo e mescolo bene insieme. La crema pasticcera la preparo in microonde, quindi questa è una ciotola da microonde. Ho mescolato le uova, non serve lavorare tantissimo, vado ad aggiungere l'amido di mais e mescolo bene insieme ancora. Dopo aver mescolato bene questi ingredienti, aggiungo man mano il latte. Prima un pochino, amalgamo bene e dopo aggiungo il resto. Dopodiché ho estratto metà bacca di vaniglia e la vado a versare nella crema. Mescolo bene. Semini della vaniglia sono speciali, sono veramente fantastici. Copro con il suo coperchio, c'è un buchino, farà uscire l'umidità e vado a mettere in microonde per circa 4 minuti, dopodiché proveremo, vediamo se si è addensata, altrimenti la metteremo ancora 1-2 minuti, la potenza massima del microonde. Dopo 4 minuti apro e vado a mescolare. Un altro minutino vado a mettere la crema pasticcera in microonde, proprio giusto un minutino. Dopo un minuto riapro ed eccola qua. La crema pasticcera è pronta, profumatissima. Adesso la copro bene con la pellicola a contatto per evitare che si formi quella crosticina in superficie, che non è affatto bella. Eccola qua, la crema pasticcera al microonde pronta. In un attimo si prepara. In un bicchiere ho messo meno di mezzo bicchiere di Alchermes e vado ad aggiungervi circa un cucchiaio di zucchero a velo, che mescolo bene e faccio sciogliere. Comincio a togliere la carta dalla torta. Facciamo con delicatezza per evitare di romperla. Stacchiamo prima tutti i bordi. Ho ripreso la bagna all'Alchermes e con un pennello vado a bagnare leggermente, perché deve dare solo un po' di colore e un pochino di sapore, perché questo qui è una torta molto molto soffice e non necessita assolutamente di essere bagnata troppo, perché poi si romperebbe. Arrotolo la torta su se stessa. Ho arrotolato la torta anche nella pellicola. La lascio così per una mezz'oretta, fino a quando sarà pronta la crema pasticcera, che sarà bella fredda. Non è necessario metterlo in frigo, si può lasciare tranquillamente così a temperatura ambiente. Vado a togliere la pellicola e anche la carta del mio rotolo. Vado a tagliare intanto i bordi. Ora vado a tagliare la torta prima
taglio fino a metà, dopo taglio completamente. Uno, taglio fino a metà e poi taglio la fetta intera. Ho messo la crema dentro una sacca da pasticceria, guardate qua, e poi è di un soffice che fa paura, quindi prendo la mia torta e vado a farcire con la crema. Con l'aiuto di una spatolina vado a dare una sistemata alla crema stessa, gli do una forma più liscia. Prima di impiattare le mie tortine monoporzione, una leggera spolverata di zucchero a velo. Le mie monoporzioni di torta, crema e al kermes sono pronte. Sofficissima e buonissima, semplice con la crema e giusto un po' di bagna all'alkermes, ma di una sofficità estrema. Non vedo l'ora di assaggiarla. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi, condividete il più possibile con i vostri amici, così mi aiuterete a far crescere questo canale. Ah, mi raccomando, attivate la campanella, così quando pubblico un video nuovo vi arriverà la notifica. Ciao e a presto!